c'è un gioco che da bambino mi ha sempre appassionato e ci ho sempre giocato, beh, quello era Contra. Ora, oggi siamo qui con Contra Operation Galuga. Galuga. Nuovo gioco di Contra di Konami, quindi grazie mille Konami, non solo per aver riportato in auge quello che è Contra in generale, ma per averci anche donato questa key, perché questa key, ragazzi, è un dono della Konami stessa, che ce l'ha mandato e ci ha detto, ah regà, giocatelo, e noi siamo qui, appunto, per giocarlo. Ho visto già cose interessanti, noi facciamo la modalità storia, e da quello che ho visto c'è un negozio, abbiamo ricevuto anche dei crediti appena entrati in gioco, e credo che in questo negozio possiamo comprare, quel che ho visto, le abilità da dare ai nostri PG. Cosa molto interessante, perché ai tempi ovviamente questa roba non c'era. Oh, questo ovviamente è una... un nuovo gioco, cioè addirittura una cinematic, una storia, quindi... Del primo Contra io ricordo che sostanzialmente arrivavamo in un livello e non riuscivamo a superarlo, e quindi... Le prime bestemmie, insomma, si sono, ecco, viste qui. Visuale alla Contra. No, anche i salti, oddio. E la visuale ovviamente alla Contra, ma binario unico, che abbiamo già visto in altri giochi tipo Metal Slug, ma appunto con la grafica tutta carina, tutta 3D, diciamo un 2,5D, come si chiama, come la chiamano i... C'è il doppio salto. Ok, perfetto. Addirittura. No, raga, questo è divertente. Questo lo devo provare su Steam Deck, anche se non ha la compatibilità scritta, diciamo, nello store. Fatemi sapere, amici cari. Aia. Fatemi sapere, ovviamente, se volete vedere roba su questo gioco su Steam Deck, ragazzi. Fatemi sapere se volete vedere, appunto, com'è che va, com'è che gira su Steam Deck. Se gira, perché, insomma, sullo store non c'è scritto se gira o meno, ma... Diciamo che a livello grafico ci siamo, dovrebbe girare perfettamente. Però figo, raga, a me piace tutta sta roba, sta wave di... Eccala, di vecchi giochi rimasterizzati, però fatti con rispetto del brand. Cioè, Contra ha sempre avuto la visuale a questa maniera. Quindi non avrebbe avuto senso rifare un'edizione in 3D come quella che fecero con Metal Slug, tra l'altro. Se mi metto sott'acqua si ovatta il suono, perché giustamente sono sott'acqua. Che caciara, mio Dio. Quella è una capsula come le altre. Olè, lancia fiamme. Ma è veramente tanto curioso, e credo ce ne sia uno in arrivo, per cellulare in realtà, di provare un Metal Slug fatto così, nuovo, per vedere come viene. E mi sto chiedendo, a questo punto con i potenziamenti, cosa si riesce a fare una volta comprato e potenziato il personaggio. Certo, hanno così anche strizzato un po' l'occhio alla rigiocabilità, perché magari uno il gioco se lo finisce, non ha più modo, non ha più senso finirlo, e invece no, te lo rigiochi con i potenziamenti. Che cos'è sto coso? Non riesco a giocarlo, ragazzi, con l'analogico. Questo è scomodissimo. Non so perché quando vedo quella H mi viene in mente Heavy Machine Gun di... Cioè, ho subito in testa il tizio che urla Heavy Machine Gun di Metal Slug, non... Tra l'altro Metal Slug, una delle mie saghe preferite dell'old gen, diciamo. Per quanto per alcuni sembra sia un gioco anche abbastanza standard. Game over. Ecco, vedi, appunto, totale crediti più 18. Quindi possiamo ritentare il livello, continuare e andare alla negoziabilità. Ah, quindi già... Ok, figo. Possiamo scegliere se potenziarci anche durante la run. Non dobbiamo per forza di cose resettarla. Ok. Questa cosa è molto gradevole, perché ricordo sempre, ecco, Metal Slug, quante monetine io abbia sprecato ai tempi senza aver mai finito il gioco. Nelle sale giochi, insomma. Ok, boss. Oddio, ma sono le pareti quelle sceme. Rifatte, ovviamente. Oh, stavo per dire, è stato easy. E invece, bisogna prestare molta attenzione. Addirittura. E certo, un po' di novità ce la devono mettere, effettivamente. Allora, devo dire, non so se... Aia. Se questa roba si è già vista in qualche Contra, perché so che hanno fatto qualche Contra
E io sono morto. Dicevo, so che hanno fatto qualche contra molto più recente, ma non so poi effettivamente cosa aggiungeva rispetto alle vecchie soluzioni o cosa faceva rispetto alle vecchie edizioni. Io ho giocato quella vecchissima, la prima, è buona, basta, non ho giocato ad altre. Ma effettivamente io posso anche, tipo, ignorarli tutti così e vado avanti. È molto easy così. E vabbè. Ho fatto una cappellata di quelle incredibili. Questo mi ricorda molto un boss di Metal Slug, come sto dicendo Metal Gear, che comunque non c'entra niente. Beh, ma ragazzi, ma uno come dovrebbe fare nella vita? Ma sono morto di nuovo. A questo punto io proverei negozio abilità. Ecco, vedi? Acquistabili. Abbiamo... aumenta l'altezza del salto a mezz'aria. Permette di usare il rampino. Ah, solo per Probotector. Ok. Che bello lo sprite dell'epoca. Aumenta il tema di invulnerabilità. Perfetto. Mantieni le armi anche dopo la morte. Questo è molto utile. Ma ce l'abbiamo 1000 crediti. Abbiamo 1032. Ok. Quindi credo l'abbiamo comprato. No, ma dobbiamo ricominciare da capo. Ok, abbiamo capito che comunque se andiamo nel negozio delle abilità possiamo effettivamente potenziarci, ma dobbiamo ricominciare da capo. Carino anche la cosa che le armi hanno un fuoco, diciamo, finale, che le fa distruggere, ok. Però è super forte. Ah, se potenziamo... se raccogliamo di nuovo un'arma... e ce l'abbiamo già, si potenzia a livello 2 e diventa ovviamente più potente. Raga, follia. Ci dà la possibilità di poter ovviamente scegliere l'arma, potenziarla. Mi sa che questo succedeva anche nell'originale Contra, ora che ci penso. Ma è una roba incredibile, perché così te ti crei il tuo loadout e vai avanti con il potenziamento dell'arma che ti resta. Ah, ma quelli si distruggono. Ma allora cambia tutto, è molto più easy. Vedi? Io queste cose non le sapevo. No? Ok, no bueno cambiare l'arma. Anche solo per sbaglio, perché te la cambia tutta. Ciò vuol dire che te la resetta a livello 1 e te la ridà a livello 1 e quindi male. Ecco appunto quello che ho fatto adesso. Abbiamo ottenuto punti e una vita extra, perfetto. Che belli vecchi run and gun, vecchio stile. Scegliamo sempre lui, mettiamo sempre l'abilità questa qua. Oh, livello sulla... no, vabbè. Dai. Che gli se può dire a sto gioco. Brutto il naso. Allora, abbiamo la L e la S. Io fatico a ricordare i tipi di armi. Noi... prendiamo sempre L ed S. Allora, possiamo anche tenere premuto il tasto per stare fermi sul posto e scegliere la direzione dove sparare. Questo è il tizio, cioè BB-8, credo si chiami, di quello di Star Wars. Non lo voglio quello, l'ho preso, mannaggia che sto su sta moto. Ah, sto coso? Vabbè, però sto cambiando un'arma al secondo, perché giustamente non riesco a decidere come prima. È più complicato lasciare l'arma questa volta, perché se ti casca addosso mi brutta il naso di nuovo e niente, mi piglio il danno. Game over, perfetto. Ci riproviamo uno mass. Ah, fortissima sta arma, raga. Forti. È proprio forte, cioè non c'è altro da dire. Questa non la piglio. Questa potevo pigliarla in realtà, ma va bene. Con lo shotgun è molto più semplice, me lo devo dire, ragazzi. E non l'ho ancora potenziato. Immagino potenziato sia una forza della natura. E che? Ma bello anche l'utilizzo di questo. Aia. 2,5D. Eccoci. Ah no, mi viene a fare davanti. Lo sapevo. Ma in retromarcia va? Ma come boss fight manco troppo difficile. E infatti. Ah, posso richiedere. Ok, posso richiedere una capsula quando si illumina in alto.
proprio la richiedo io in modo che me la mandano. Però ovviamente l'arma è sempre casuale, quindi non è che è tipo una delle cose che già ho. Cazzi, non avete idea della difficoltà del giocare senza poter staccare un attimo le mani dal pad e col naso che ti prude. Veramente è una roba che boh, è una roba che non provavo effettivamente da un po' di tempo. Oh cavolo, che è sto coso? Ma mi sta a lanciare i motorini? Siamo pazzi? Mamma mia, fortissimo shotgun. Continua ad essere l'arma preferita di questo gioco. E niente amici, io direi che per adesso ci salutiamo qui. Io lo finirei anche tutto, ma non c'è il tempo. E non in un video almeno. Però devo dire, mi piace tanto, mi piace veramente tanto. Ovviamente ragazzi, non stiamo parlando di un capolavoro, non stiamo parlando di qualcosa che fa della storia, ecco, la sua, il suo punto cardine. Stiamo parlando di un videogioco vecchio stile, deve divertire, mi deve far staccare il cervello. Direi che lo fa perfettamente, non sarà il top di gamma per quanto riguarda la grafica o per quanto riguarda anche appunto la lore, eccetera, eccetera, ma fa il suo dovere e a noi piace. A me piace giocare ai giochi che fanno il proprio dovere, anche se fanno solo quello, perché ci sono altri giochi che non riescono manco in quello ultimamente. Quindi direi veramente, veramente top. E non lo dico perché Konami ci ha mandato il prodotto, ovviamente. Lo dico perché lo penso e mi sono divertito effettivamente a giocarlo. Lo voglio provare su Steam Deck. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere qualche video su Steam Deck. Lo giocherò quasi certamente lì, se funziona ovviamente. E nulla. Grazie mille a tutti per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo nel prossimo video.